Bene, iniziamo. Do il benvenuto a tutti. Sono molto contento di vedere tanti dei nostri studenti e questo rincuora non poco. Abbiamo qua oggi, do il benvenuto al nostro magnifico rettore, professor Angelo Oreste Andrisano, che ha, nonostante tutti gli impegni che voi potete ben immaginare che possono caratterizzare il ruolo, quando si svolge il ruolo di rettore, è venuto perché ritiene questa occasione e questo evento molto importante. Abbiamo il professor Riccardo Ferretti, che è il prorettore della nostra sede, e abbiamo altri che adesso non sto a nominare, nel senso che ringrazio comunque quanti siano presenti e siano qua con noi. Allora, oggi presentiamo un libro. Devo dire che quando mi hanno chiesto dal coordinamento, dal gruppo Sigma, che poi vuol dire che è un gruppo all'interno del coordinamento pedagogico provinciale di Reggio Emilia, se era possibile presentare questo libro qua da noi in biblioteca, a me è venuto spontaneo, e chi telefonava può testimoniarlo, mi è venuto spontaneo dire sì, e non è che lo dicevo io come persona, ma lo dicevo avendo ben presente che tutto il team della biblioteca e della mediateca, ma anche tutto il personale del prorettorato e anche di chi segue l'ufficio stampa, eccetera, dalla dottoressa Piccinini e quant'altri, sarebbero stati, come dire, avrebbero dato la stessa immediata risposta, perché non si poteva fare diversamente. È la stessa risposta che noi qua a Reggio, due anni fa, abbiamo dato per quello che era nelle nostre possibilità, dico nostre dicendo noi di docenti, di studenti e del personale tecnico e amministrativo, è la risposta che abbiamo dato per fare quello che, mettendoci a disposizione, poteva essere utile per chi aveva avuto questo, per chi era stato coinvolto in questo drammatico evento determinato da forze naturali che non si possono ovviamente controllare, come i sisma e quindi i terremoti. E ci siamo spostati, non siamo in mediateca perché non ci saremmo stati. La mediateca, per ragioni di sicurezza, può contenere 40 fino a 50, poi dopo diventa non è più possibile farlo. Quindi non siamo in biblioteca. La biblioteca mette in atto, fa iniziative di questo genere, ne fa tante. Invito sempre tutti, lo dico oggi e invito sempre quando ci sono occasioni come queste, a visitare il sito della nostra biblioteca, che è una biblioteca universitaria interdipartimentale, perché raggruppa 4 dipartimenti e 5 aree scientifiche, quindi è unica per tutta questa sede di Reggio Emilia, questa sede universitaria. Cos'ha di diverso questa presentazione e la presentazione di questo libro? È un po' anomala, perché quando si presentano i libri, in genere c'è l'autore o gli autori e ci sono degli esperti che discutono con l'autore. Qua oggi non discutiamo niente. Qua oggi noi abbiamo un libro che è il frutto di un team di lavoro, quindi di gente che si è messa lì insieme, e mi hanno detto che sono circa una decina le persone del gruppo Sisma all'interno del coordinamento, che hanno deciso di raccogliere tutta una serie di testimonianze, racconti e tutto quanto poteva essere, tutto quanto era in qualche modo determinato da questa esperienza drammatica, esperienza anche tragica, perché ha portato via, è quella che tutti noi bene sappiamo essere stata, e in qualche modo ha fatto una cosa che io, che ho curato dei volumi, e vi posso garantire che curare dei volumi, come tutti noi che facciamo per lavoro anche questo, curare un volume non è facile, è un'impresa che io penso sia, già di per sé ammirevole, perché raccordare più di 100 contributi, dandogli il taglio che hanno dato, che non doveva essere né, di autocommiserazione o in qualche modo elogiativo, non era facile. Bene. Questo libro richiama il tema del viaggio. In genere un libro, si può affermare che un libro è un viaggio. Quando noi prendiamo in mano un libro, il libro ci fa fare un viaggio, qualunque sia il tipo di libro. Ed è un viaggio perché un libro ci apre la mente, ci fa conoscere delle cose, impariamo delle cose anche da un romanzo, qualunque tipo di libro. Quindi possiamo affermare che il libro è un viaggio nella conoscenza e nel ricordo.
Oggi abbiamo due più altri due che si alterneranno al tavolo, oltre al nostro magnifico rettore, a fare da narratori. Abbiamo quattro narratori che ci accompagneranno in questo viaggio fatto di racconti. Il libro è un libro pieno di racconti, di memorie, di emozioni, di vissuti, di storie di vita, anche drammatiche. C'è dentro tanto, è un libro stupendo. A me è piaciuto, come dire, mi sono messo a leggerlo, invito tutti a prenderlo in mano, ne metteremo un paio di copie anche in biblioteca, però è un libro da avere sotto mano, perché è qualcosa che diventa una fonte inesauribile, ripeto, di conoscenza, ma ti fa fare questo viaggio, che è un viaggio che in qualche modo ci porta a ripensare, a rivedere, a riconsiderare cosa vuol dire il rapporto con gli altri, cosa vuol dire la convivenza, cosa vuol dire la solidarietà, cosa vuol dire fronteggiare le emergenze. I nostri quattro narratori ci condurranno nel racconto da una prospettiva diversa, che è quella della scuola, che è quella, sono quattro, non potevamo mettercene di più, ma il libro ne contiene molti di più, che è quella della scuola, che è quella delle aziende, che è quella, voi sapete che le aziende sono crollate, erano ben coinvolte e la televisione ne ha dato immagini spesso drammatiche, che è quello della sanità, quindi le AS, tutti i servizi, ed è quello anche della sicurezza del territorio. Ci restituiranno delle fotografie e delle immagini. Quando noi andremo via, cosa ci porteremo via stasera, fra meno di due ore? Ci porteremo via non solo dei ricordi, ma anche, io penso, delle impronte che sono non delle orme, perché le orme poi si cancellano, le impronte sono cose che rimangono, è un qualcosa che diventa quasi indelebile, e quindi ci porteremo via delle impronte che non si cancellano più, perché la bellezza di questo libro è rifarci, andare a due anni fa, quindi a portarci con lo sguardo indietro e, utilizzo un ossimoro, a guardare avanti, quindi guardare indietro con lo sguardo avanti.